Buongiorno a tutti gioppini belli e gioppine belle. Come vi ho anticipato settimana scorsa, in questo video vedremo insieme come realizzare un piccolo smaltino quadrato in versione amigurumi kawaii. Spero non vi siate persi anche la versione tonda che ho pubblicato settimana scorsa. Se così fosse, mi raccomando, rimediate, vi metto il link nell'info box. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Ci sarà un video ogni settimana. E per tutte le anticipazioni sui video cercatemi su Instagram, dove tramite le stories vi faccio vedere in anteprima tutti i piccoli progetti che ho in mente. Detto questo, vi lascio al tutorial dello smaltino quadrato, noi ci vediamo nel prossimo video, un bacio a tutti e alla prossima, ciao ciao! Con un filato acrilico colore a scelta e un uncinetto numero 3 avviamo 11 catenelle. Realizzate le 11 catenelle, saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto, una e due, e sulla terza andremo a realizzare una maglia bassa. Continuiamo realizzando una maglia bassa su ogni catenella sottostante fino alla fine della riga, per un totale di 10 maglie basse nella riga. Arrivati alla fine della riga, realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa, ruotiamo il lavoro e realizziamo una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante fino alla fine della riga, per un totale di 10 maglie basse nella riga. Continuiamo a realizzare una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante per un totale di 10 maglie basse nella riga per le prossime 6 righe di andata e ritorno. Terminate le 8 righe totali di 10 maglie basse in andata e in ritorno, ci apprestiamo a realizzare la nona riga, e questa nona riga la andiamo a realizzare con 10 maglie basse in costa retro, ossia prendendo la parte posteriore del punto, in questo modo. Terminata la riga di 10 maglie basse in costa, realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa e ruotiamo il lavoro. Continuiamo a realizzare 10 maglie basse per le prossime 7 righe di andata e ritorno. Eccoci arrivati, siamo a quota 17 righe di 10 maglie basse in andata e in ritorno. La 18ª riga la andiamo a realizzare con 10 maglie basse in costa retro, ossia prendendo solo la parte posteriore del punto, come abbiamo visto nella nona riga. Terminata la riga di 10 maglie basse in costa retro, realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa, ruotiamo il lavoro e continuiamo realizzando 10 maglie basse per le prossime 7 righe di andata e ritorno. Eccoci arrivati, abbiamo un totale di 26 righe di andata e ritorno, e a questo punto continuiamo realizzando una catenella che sostituirà la prima maglia bassa e realizziamo 10 maglie basse in costa retro, ossia prendendo solo la parte posteriore del punto, come abbiamo visto nella nona riga e nella 18ª riga.
Terminata la riga di 10 maglie basse in costa, realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa, ruotiamo il lavoro e realizziamo 10 maglie basse per le prossime 7 righe di andata e ritorno. Eccoci arrivati alla fine con 32 righe di 10 maglie basse in andata e in ritorno. A questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro, ricordandoci di lasciare un po' di filo perché ci servirà per cucire. Abbiamo 9 catenelle. Saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto, 1 e 2, e sulla terza andiamo a realizzare una maglia bassa. Continuiamo realizzando una maglia bassa su ogni catenella sottostante fino alla fine della riga per un totale di 8 maglie basse. Arrivati alla fine della riga, ripetiamo 8 maglie basse per le prossime 7 righe di andata e ritorno. Abbiamo un totale di 8 righe di andata e ritorno e a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Con il filato nero abbiamo un anello magico di 5 maglie basse. Realizzate le 5 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro e continuiamo realizzando 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 10 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 10 maglie basse, ripetiamo 10 maglie basse in costa retro, ossia prendendo solo la parte posteriore del punto. Terminato il giro con 10 maglie basse in costa retro, ripetiamo 10 maglie basse per i prossimi 7 giri. Arrivati alla fine, appianiamo il nostro lavoro con 2 maglie bassissime e a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro.